ricordo di questo festival? Innanzitutto una partecipazione straordinaria, bellissima, da parte di tutta la popolazione, non solo di Riccia ma di tutto l'Interland. C'era gente che veniva da tutti i paesi limitrofi per assistere. Io credo che si fosse arrivati nei momenti migliori anche ad avere, penso, 6-7 mila persone, 6-7 mila presenze. Con il viale, lo scenario era diverso, non era questo qui, anche questo è molto bello e caratteristico, però il festival non è nato qui, è nato al Carmine. E lì io ricordo questo viale alberato, illuminato di luci gialle e bianche, bellissime. Però vorrei dire una cosa fondamentale, vorrei ricordare un nome importantissimo del festival. Innanzitutto due carissimi amici che insieme a me hanno lavorato giorno e notte, Franco Rivellino e Tonino Iapalucci, insieme al maestro che era Nino Grazzi. Ma credo che sia degno di nota ricordare il grande presentatore che noi abbiamo avuto, Nino Fuscagni, che era all'epoca, non so se lei conosce un po' la storia di questo festival, è stato il grande presentatore, ma è stato un grande animatore, una persona che ha sentito suo questo festival e mi sono rammaricato perché in tanti anni non si sia fatto in modo che la presenza di Nino fosse ritornata almeno una volta per rinvigorire con la sua degna presenza questo festival. Lui lo sentiva suo e all'epoca era un uomo di grande importanza, perché era uno dei pochi presentatori della RAI. Con padre Mario Magagnato parliamo anche di questa manifestazione e più in generale, diciamo, della realtà canora e ricreativa dei bambini e dei giovanissimi qui a Riccia. Ecco perché è importante vederli anche qui su un palco impegnati in questo concorso, lo ricordiamo, non competitivo, ma in qualche modo vuole essere anche questo un omaggio a Sant'Agostino. Sì, patrono della città. E con patrone la Madonna del Carmine, il festival è nato proprio come conclusione della festa della Madonna del Carmine nel 69 e poi negli anni si è un po', come dire, spostato a conclusione della festa di Sant'Agostino, quindi è nato come esperienza che scaturiva dal vivere insieme nell'oratorio al Carmine. E poi adesso invece è come richiamo, se vogliamo, dei ragazzi che stanno sempre in casa attaccati a delle macchine, che poi invece si possono ritrovare anche insieme agli altri per condividere con la musica la loro amicizia. Un po' mi ha bruciato la seconda domanda. L'oratorio, quale attualità ha ancora? Quali prospettive ha, secondo lei, questo luogo che, diciamo, prima comunque rappresentava un po' un centro di aggregazione? In questo momento come può essere rimesso in vita, oppure se comunque conserva un suo ruolo? Beh, diciamo che nel passato l'oratorio al Carmine era il centro a livello giovanile di Riccia, però metteva in condizione tutte le realtà parrocchiali, allora erano tre, la Chiesa Madre, l'Immacolata e il Rosario, di avere comunque un numero di ragazzi che girava attorno alla Chiesa. Da un po' di tempo diciamo che è venuto un po' meno, difatti anche le iniziative nate negli oratori, nell'oratorio, poi sono state assorbite dalle associazioni, no? Noi stiamo tentando di riaprire l'oratorio, vogliamo rimettere il Carmine al centro della gioventù, proprio per far sì che
quello che in altri luoghi è ancora valido sia valido anche per la nostra città, con modalità differenti in ragione del clima, in ragione come dire, di quello che è l'ambiente nel quale viviamo, però è importante che i ragazzi stiano insieme. Allora abbiamo bisogno di ridare ai ragazzi quegli spazi che man mano abbiamo tolto. Da un lato non facciamo altro che dire che i ragazzi sono al centro, se vogliamo, della nostra vita, però poi piano piano, io dico sempre, dicevo sempre anche altrove, che sui ragazzi bisogna investire, gli adulti invece ti vestono, e invece dobbiamo avere il coraggio di riprendere a investire, non avere paura di spendere. Sicuramente i risultati non li abbiamo oggi, però 43 anni di attività e ancora di oggi mi dicevano il numero di quest'anno è abbastanza elevato, quindi c'è stata una risposta positiva, sta a indicare che bisogna riprendere a mettere i ragazzi insieme, non basta averli in rete, certo, perché la rete è diventata una cosa troppo facile, bisogna rimetterli mano nella mano. Ed eccoci in compagnia di Antonio Moffa, il tastierista della band Ex Aequo, nonché uno storico organizzatore di questa rassegna canora. Organizzatore perché ci ha pensato Annibale, abbiamo demandato a lui l'organizzazione, perché sennò altrimenti non si può fare l'una e l'altra cosa. Bisogna impegnarsi come musicisti e quindi per l'organizzazione diciamo materiale del festival abbiamo scelto Annibale, che anche lui è stato un vecchio partecipante del festival da bambino, quindi praticamente sa già dove mettere le mani, diciamo. Bene, lei frequenta la rassegna canora da una trentina d'anni, come ha visto le evoluzioni di questa manifestazione? Il problema è che c'è stato un calo gli altri anni dovuto anche magari alle mode, però adesso notiamo che sono 2 o 3 anni c'è una ripresa e speriamo che tutto vada per il meglio. Noi dobbiamo prima o poi lasciare questa manifestazione ad altri e ci stiamo impegnando per intravedere delle gente che comunque ci può mettere la passione per organizzare, perché ci vuole un po' di tempo a disposizione. Bene, quest'anno 24 partecipanti, è stata lunga, è stata una bella lotta contro tutti questi bimbi, anche perché avete musicato tutte le musiche. Gli altri anni ci eravamo abituati a 16, 18 al massimo, ma quest'anno c'è stata una ripresa, abbiamo avuto 24 ragazzi, qualcheduno è venuto, poi non è, cioè praticamente si è venuto a segnare, però non è venuto più alle prove, vabbè. Vuol dire che sarà per il prossimo anno. Noi speriamo che la cosa vada avanti, perché giustamente è una bella manifestazione per il paese, anche perché è storica, si fa dal 69 questa manifestazione. Ci sono stati altri prima di noi ad organizzare il tutto. Noi abbiamo preso ad alterne vicende questa manifestazione, anche secondo le disponibilità, perché non sempre si trovano i musicisti disponibili, questo è il problema. Ringrazio gli amici che con tanta passione si sono sacrificati insieme a me a portare avanti questa bella manifestazione. Contente le mamme, contenti i padri, siamo contenti anche noi e speriamo il comune e la Pro Loco. Allora l'appuntamento è all'anno prossimo con la prossima edizione. Non escluso una puntatina invernale, speriamo, forse lo vogliono fare, è un desiderio dei genitori. Forse al coperto, perché in inverno giustamente non si può fare all'aperto, però qui ci sono le possibilità, vediamo. Io devo ringraziare comunque non solo loro che hanno suonato, ma anche l'amministrazione, la Pro Loco. Questo è dovuto, in quanto che ci hanno permesso di in tanti anni diciamo, di portare avanti sempre questa manifestazione.